martedì 1 settembre, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Mattino 6, la quotidiana rassegna stampa di TV6. Allora, iniziamo subito con i nostri giornali, partiamo dal quotidiano Il Centro, questa la prima pagina dell'edizione di Pescara. Titolo di apertura: travolta in bici, donna grave, spoltore, rischia la vita dopo lo scontro con un'auto. Nelle cronache, giallo di Međugorje, Monfortani, il prete vittima di una disgrazia. E poi l'indagine sui consumi a Pescara, a fare la spesa è un salasso. Gli ultimi arrivi. Infine, per quanto riguarda lo sport, il Pescara chiude col botto. Cocco e Campagnaro arrivano alla corte di Mister Oddo. Sotto la testata, primo sbarco in Abruzzo, 5 profughi nascosti in una nave e soccorsi ad Ortona. E poi l'editoriale di Giuliano Di Tanna: arrivano qui da noi per trovare l'America. Di spalla invece l'occupazione, nuovi mestieri, cosa insegna l'Expo a chi cerca lavoro. L'articolo è di Serena Scarpello e sempre, diciamo, rimanendo in tema di occupazione, a centropagina troviamo la fotonotizia che riguarda il mercatino etnico che va verso il trasferimento. I senegalesi: non vendiamo più merce taroccata. Quindi i venditori ambulanti attendono il trasferimento, si legge nella didascalia, nell'area di Via De Gasperi, per allestire il mercatino etnico che verrà presto sfrattato dalla stazione. Ora i banchi sono per metà vuoti e quelli che continuano a vendere sostengono che la merce non è più contraffatta. Andiamo anche nel taglio basso della prima pagina del Centro, questo il Buongiorno Abruzzo firmato da Stefania Sorge, 30 anni per deliberare un condono. Adesso, restando sempre al Centro, andiamo a vedere le altre tre prime pagine provinciali, iniziando dalla prima pagina della edizione di Chieti. Dunque andiamola a recuperare insieme rapidamente, eccola qui. Titolo di apertura: parte la rete nascita regionale. Ortona chiude la maternità, al suo posto 3 ambulanze. Ieri, infatti, da ieri a mezzanotte Ortona non prende più ricoveri per quanto riguarda il reparto maternità e ieri c'è stata anche una conferenza stampa per quanto riguarda la rete nascita regionale dell'assessore alla sanità Silvio Paolucci. Andiamo nelle cronache adesso. Pastorale sociale in Lanciano, la Curia Frentana ribadisce il no ad Ombrina. In Vasto, ritrovato dopo 13 giorni, era a Pescara l'idraulico scomparso. E poi nello sport, il calciomercato, Virtus Lanciano arriva a Ferrari, manca il portiere. A centropagina la fotonotizia davvero particolare: Ortona Francavilla A14 bloccata per 5 ore, si sono formati circa 10 km di coda sull'arteria autostradale per un camion che, come leggete, sbanda e rovescia pomodori sull'autostrada. Un salto di corsia, poi il tir si ribalta e rovescia tonnellate di pomodori freschi. Traffico bloccato per 5 ore sulla A14, Tortone e Francavilla al Mare. Le code direzione sud hanno raggiunto anche i 9-10 km, come abbiamo detto in precedenza, mentre la Protezione Civile e il 118 hanno distribuito acqua alle famiglie con bimbi al seguito. L'autista del TIR è stato trasportato all'ospedale di Lanciano. Ieri, oltretutto, era una giornata molto calda sotto il profilo della temperatura e tra poco, ve lo ricordo, alle 7:20, avremo gli aggiornamenti meteo con il nostro esperto Giovanni De Palma di abruzzometeo.it.org. Intanto andiamo avanti con i nostri quotidiani, restiamo ancora al Centro, come detto, per le sue edizioni provinciali. Adesso andiamo a vedere la prima pagina della edizione di Teramo. Autovelox, multe annullate, troppo vicino il cartello che segnalava l'apparecchio. Dunque questa è l'apertura della pagina teramana. Nelle cronache, Montorio, in Teramo, la piccola Katia è molto agitata, resta in ospedale. E poi niente more in Giulianova, scade la Tari ma i bollettini non ci sono. E poi per il calcio, Donnarumma lascia il Teramo e va a Salerno. Il bomber giocherà in Serie B con la squadra campana. Intanto Campitelli cerca di trattenere l'allenatore Vivarini.
A centropagina la fotonotizia che riguarda il quartiere Teramano di Colle Atterrato, il comune tarda e i residenti sistemano la strada da soli. La foto è abbastanza eloquente, troppe buche in via Spataro, strada del quartiere Teramano di Colle Atterrato, il comune tarda ad intervenire, così alcuni componenti del comitato di quartiere hanno deciso di fare da soli. Armati di carriole e asfalto hanno ricoperto le buche, guadagnandosi una valanga di like sulla pagina Facebook del quartiere. Adesso resta da vedere l'ultima delle quattro edizioni provinciali del centro, cioè la prima pagina della edizione del capoluogo regionale di L'Aquila e provincia. Dunque andiamo a vederla assieme. Ancora cronaca per quanto riguarda l'apertura di questa prima pagina: faida, colpi di auto bruciate, San Benedetto dei Marsi, ennesimo attentato incendiario. E poi un altro incendio, stop al traffico per 3 ore in A25, ieri giornata davvero nera per quanto riguarda le autostrade abruzzesi, tiri in fiamme in autostrada, in fumo 260 quintali di carta. E poi nelle cronache, all'Aquila visita al seno attesa di 1 anno e mezzo, a Sulmona soldi falsi rifilati come il resto per la spesa e il calcio di Lega Pro, ecco Milicevic, un croato in rosso-blu per quanto riguarda gli acquisti dell'Aquila Calcio. Adesso cambiamo testata, passiamo ad osservare insieme la prima pagina dell'inserto Abruzzo del Messaggero. Ancora in qualche modo il calcio a tenere banco, Teramo bloccate i campionati, ricorso al collegio di garanzia del CONI, la società biancorossa chiede lo stop di Serie B e Lega Pro. Cerulli Irelli, che è l'avvocato che difende il Teramo, e Luciano Campitelli, sentenza d'appello ingiusta, l'estraneità di Campitelli era stata dimostrata. E sempre per quanto riguarda Teramo, in questa finestrella ZTL arrivano 20 multe all'assessore. Andiamo ancora avanti a centropagina. Amicone attacca, ognuno si assuma le responsabilità. Il direttore dell'ARTA punta il dito su Aca, provincia di Chieti e comune di Francavilla. Ovviamente l'argomento è quello del mare inquinato in relazione soprattutto all'ultimo in ordine di tempo dei problemi verificatisi in questa estate, cioè l'inquinamento a Fosso Pretaro, ma ovviamente c'è anche il problema di Via Balilla a Pescara. Andiamo di spalla, 5 immigrati nascosti in nave viaggiano 10 giorni fino al porto, questa è la storia che arriva da Ortona, stremati sono saliti sul pontone del Bucanir, andranno in un centro di accoglienza. Torniamo a centropagina con questa fotonotizia che riguarda Pescara, la mappa infinita dei disagi per gli automobilisti, settembre andiamo, è tutto un cantiere, si riecheggia. Dunque una famosa poesia in questo titolo, ecco settembre ed ecco i disagi per gli automobilisti pescaresi, con mezza città bloccata dai lavori e con parcheggi più che dimezzati dalle golene a Porta Nuova, un disagio dopo l'altro. E nel taglio basso a Pescina, fiamme sul tir A25 nel caos, abbiamo visto anche in precedenza la fotografia del tir che è andato a fuoco. Sotto la testata del Messaggero, Chieti, le buche di Via Piaggio trasformate in fioriere. A Teramo i cittadini riparano le strade armati di pale e sacchi di asfalto, e poi per il calciomercato Campagnaro e Cocco sono i rinforzi per il Pescara. Restiamo sempre ai quotidiani regionali, sempre alle nostre prime pagine. Adesso andiamo a vedere insieme la prima pagina della città, quotidiano della provincia di Teramo. Il Teramo va avanti con i ricorsi, questa l'apertura, nuova azione di fronte al collegio di garanzia del CONI per chiedere di bloccare i campionati di Serie B e Lega Pro. E intanto il Teramo perde un altro dei suoi pezzi pregiati, il bomber infatti fa le valigie, ci riferiamo a Donnarumma, il titolo è Donnarumma addio. E poi c'è anche il punto sul Teramo di Federico De Carolis, riprendiamoci la B sul campo, questo il titolo dell'editoriale. E poi
Sotto la fotonotizia che vedete, che raffigura Campitelli e Donnarumma, un'altra turista muore in spiaggia, dunque si torna alla cronaca, 76enne laziale stroncata da un attacco di cuore a Roseto. Sotto la testata sanità, chiusura e riorganizzazione dei reparti, rete dei punti nascita si parte il 15 novembre a Teramo, oggi asili aperti con il dubbio privatizzazione e ancora la barca teramana Duvetica trionfa nella vela d'altura. Di spalla c'è poi l'analisi di Marcello Martelli che riguarda il turismo, il cavallo non trotta, questo il titolo del pezzo. Nel taglio basso il caso Giulianova, Tari, gli chalet pagano solo la quota fissa e poi non era la mine di Attà, migrante si finge calciatore per ottenere il permesso di soggiorno. Adesso lasciamo le prime pagine regionali e andiamo a vedere insieme le prime pagine nazionali partendo dal Corriere della Sera. Il Corriere della Sera titola con questa apertura 20.000 posti per i migranti, l'emergenza in Austria, più controlli alla frontiera, Merkel aiuti dall'Italia, Boldrini sì all'asilo dell'Unione Europea, la ricerca del Viminale in hotel e campeggi a partire da Lombardia e Lazio. E poi Ucraina, un morto negli scontri, assalto nazionalista a Kiev e ancora caos. Andiamo avanti con la lettura delle prime pagine nazionali. Questa è la Repubblica, la UE, basta muri, Merkel aiuti all'Italia, nuovo diritto d'asilo. Bruxelles a Londra, nessun limite a Schengen, la Commissione alza le quote per Roma ed Atene. E poi la copertina che riguarda le primarie negli Stati Uniti perché l'uragano Trump fa paura all'America. Questo il titolo, scusate, dell'articolo. E poi, coppia uccisa a Catania, l'ira della figlia, Salvini accusa il governo e il PD sciacallo, colpa dello Stato, Renzi spieghi che crescono i sospetti sul Livoriano che ha appunto ucciso una coppia a Catania, la figlia insomma ha usato parole pesanti, soprattutto contro lo Stato. Andiamo ancora avanti, la stampa, ancora i migranti in primo piano, Merkel, i migranti, l'Italia va aiutata, l'aumento dei controlli provoca code in autostrada e stoppa i treni fra l'Austria e l'Ungheria, valsa a Calais, situazione inaccettabile, l'Unione Europea bacchetta Londra sulla stretta all'ingresso dei comunitari, regole comuni sull'asilo. Scusate. A centro pagina il sindaco di Barcellona, ora basta Airbnb, intervista alla neoeletta Ada Colau di Podemos, è un'attività illegale perché non si pagano le tasse, ovviamente il riferimento è all'affitto di appartamenti attraverso internet. Andiamo ancora avanti con la lettura dei giornali. Il Sole 24 Ore, Energia, i big italiani crescono all'estero. Ovviamente in primo piano sul quotidiano economico il tema energetico, balzo dell'Eni in borsa, De Scalzi ora più solidi, Enel GP investe 600 milioni dopo la scoperta dell'Eni di un maxi giacimento in Egitto, Enel Green Power vince una gara e diventa leader in Brasile. Dunque, buone notizie insomma per l'energia italiana. Sempre per quanto riguarda l'economia, Fiat rilancia sulla fusione con GM, secondo il numero uno di FCA, la logica dell'alleanza è indiscutibile, 30 miliardi cash ogni anno, Marchionne, dobbiamo sederci e discuterne, non possono opporsi. Andiamo anche sotto la testata perché si parla di migranti, Merkel, aiutare l'Italia, la UE deve essere solidale o Schengen va rivisto. Sempre per quanto riguarda questo argomento, Bruxelles al governo italiano, identificazioni da accelerare e ancora coniugi uccisi, la figlia attacca, Renzi spieghi, nuovo scontro tra Salvini e il Partito Democratico. Andiamo ancora avanti, questa è la prima pagina del Messaggero edizione nazionale, missione antiscafisti si accelera al vertice dell'Unione Europea del
14 si punta ad aggirare l'impasse libica con operazioni in acque internazionali. La Merkel dice aiutare l'Italia con i migranti. Bruxelles intanto contro Londra, resti la libera circolazione delle persone come prevede il trattato di Schengen. E ancora per quanto riguarda in qualche modo l'argomento migranti, a Catania sospetti su un profugo, coppia uccisa, la figlia accusa lo Stato. Odevai nei soldi fatti sul cara di Mineo. A Kiev, per quanto riguarda gli esteri, riesplode la violenza nazionalista. Ucraina, assalto al Parlamento dei nazionalisti, vittime e ferite. A centropagina Gabrielli, il sindaco è uno solo, ma posso sciogliere il comune. Prefetto al lavoro, Marino l'ho sentito fra un'immersione e l'altra. Dunque si torna a parlare dei problemi al comune, dei problemi della capitale. Cambiamo testata ancora, questo è il giornale. Emergenza clandestini, il naufragio del buonismo. L'Europa litiga, la Merkel si sveglia, aiutiamo l'Italia, ma tra 15 giorni la figlia dei coniugi massacrati dice è colpa dello Stato. Renzi, mi spieghi. Andiamo ancora avanti. Libero. La figlia della coppia uccisa denuncia il governo complice degli immigrati assassini. Accogliamo tutti, li mettiamo in centri dai quali vanno e vengono a piacimento e tra loro, i numeri lo provano, c'è un alto tasso di criminali, ma noi chiamiamo irresponsabile chi come Cameron si oppone all'invasione. Ora anche la Merkel mette in dubbio Schengen, sui clandestini l'Europa può saltare. E poi c'è una vignetta che riguarda il Premier Renzi alla festa dell'unità. Il PD mette la tassa sul liscio. Andiamo ancora avanti con la lettura dei giornali. Andiamo a vedere adesso il quotidiano Il Tempo. I nuovi profughi, trasporti eccezionali. Scusate, i nuovi profughi, la figlia dei coniugi uccisi a Catania, attacca il Premier, ora mi spieghi a Roma, donna picchiata, cresce la tensione, i migranti arrivano in Europa con ogni mezzo. E dunque trasporti eccezionali perché appunto ci sono migranti nascosti un po' dappertutto che cercano di arrivare attraverso la porta italiana in Europa. Poi sotto la testata, adesso Renzi si allea con chiunque, riforme, unione civili, abolizione dell'IMU, Matteo pronto a trattare con tutti per restare al governo. Andiamo avanti ancora con i giornali, questa è la prima pagina del Mattino, migranti, l'Europa contro Londra, la Commissione UE no ai muri, regole comuni all'asilo, Merkel, l'Italia va aiutata e scontro sul progetto del governo inglese di chiudere le frontiere a chi è senza lavoro, nuovo naufragio in Libia, 37 i morti. Andiamo ancora avanti. Andiamo a vedere adesso l'unità, Europe Save the Queen, questo è il titolo particolare scelto dall'unità, l'Unione Europea si sveglia e avverte l'Inghilterra, libera circolazione è il nostro fondamento. Il 14 a Bruxelles, vertice straordinario sul diritto d'asilo e Salvini fa lo sciacallo. Poi c'è una notizia che riguarda il Giubileo, spese e gare saranno tutte online, ovviamente Roma si prepara al Giubileo indetto da Papa Francesco. E poi a fianco alla testata dell'Unità, gli ultimi affari per quanto riguarda il calciomercato, la Juventus affida le chiavi del gioco ad Hernanes, l'Inter prende Melo Ilić, colpi di Napoli, Fiorentina e Lazio. Adesso andiamo sul manifesto, come sempre una fotonotizia particolare, quella del giornale Il Manifesto, Derive d'Europa, questo è il titolo scelto per l'apertura ieri, altre 37 vittime sulle coste libiche, l'Unione Europea tra chi vuole chiudere le frontiere e chi invece chiede di dividere equamente i profughi, convoca un vertice straordinario sull'immigrazione ma senza sapere cosa fare. Tranne preparare un nuovo giro di vite sui migranti economici, 20.000 antirazzisti in piazza a Vienna. Sono
sotto la testata Ucraina, proteste contro l'autonomia del Donbass, neonazi contro il governo, violenti scontri, c'è stato anche un morto. E poi per l'energia il giacimento di gas naturale di Eni e Al-Sisi sgonfia le mire di Israele sul Mediterraneo orientale. Andiamo a vedere anche Avvenire. La UE basta muri, ancora i migranti in primo piano. Il vicepresidente della Commissione Timmermans, serve un sistema d'asilo comune, un vertice straordinario ci sarà il 14 settembre. Intanto richiamo a Londra che vuole chiudere i confini, la Merkel dice solidali e aiuti all'Italia o via Schengen. E a centropagina questa fotonotizia, scuola trincea Herat, studentesse gasate, attaccato un istituto afghano per le donne, diritto negato in tanti paesi. E poi il caso Roma, Gabrielli incalza ed evoca lo scioglimento del consiglio comunale, il prefetto un solo sindaco ma trasparenza. Siamo pronti adesso per dare spazio al meteo, non prima però di aver visto l'ultima delle nostre prime pagine nazionali, quella del Fatto Quotidiano. Napolitano torna al Quirinale, poi però esce. Renziani inflessibili, Colle e Grasso smentiscono di aver deciso un nuovo voto sul Senato non elettivo. Moral suasion, l'ex capo dello Stato insiste sulle riforme anche con Mattarella. E poi in Vaticano, funerali in pompa magna per il vescovo pedofilo, al suo funerale Vlevovsky aveva ancora i paramenti sacri. E dunque, come annunciato, diamo spazio al nostro esperto di meteorologia Giovanni De Palma, a cui ovviamente do il buongiorno. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Alfredo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Siamo frementi e impazienti di sapere che tempo farà sulla nostra regione e soprattutto se continuerà il caldo che ha, insomma, caratterizzato le ultime ore. A te. Allora, la situazione è ancora caratterizzata dalla presenza di un'area di alta pressione di matrice nordafricana che tuttavia rispetto ai giorni scorsi inizia a perdere colpi, quindi sarà gradualmente attaccata dalle perturbazioni atlantiche che in queste ultime ore stanno interessando soprattutto la Francia e la penisola iberica, dove si sono verificati temporali anche molto violenti con grandine davvero grossa, notevole, quindi che ha determinato molti danni e situazioni di pericolo. Questa perturbazione pian piano inizierà a spingersi verso Levante, inizierà comunque ad interessare le regioni settentrionali tra stasera e domani, quindi l'alta pressione inizierà a ritirarsi, quindi lo farà molto gradualmente, molto lentamente nei prossimi giorni, ma tutto ciò esporrà quindi la nostra regione anche al flusso di correnti occidentali che saranno umide e instabili. Questo passaggio di correnti atlantiche favorirà un aumento dell'instabilità, come ho accennato poco fa, ma ci saranno episodi a carattere sparso. Cosa vuol dire? Che da giovedì aumenterà la probabilità di temporali. I temporali che non solo si potranno manifestare sulle zone interne montuose, come accadrà nelle prossime ore e nella giornata di domani, ma potranno spingersi anche verso il settore orientale. Ma procediamo con ordine, andiamo a vedere quello che sarà il tempo nelle prossime ore. La situazione sarà caratterizzata da un cielo poco nuvoloso, parzialmente nuvoloso, con annuvolamenti soprattutto su Alto Aquilano e nel Teramano, ma anche sul versante orientale in genere. Poi durante le ore centrali della giornata saranno possibili degli addensamenti sulle zone interne e montuose, localmente associate a dei rovesci molto localizzati però sulle zone montuose in attenuazione in serata e in nottata. Questi addensamenti tenderanno poi a riproporsi sulle zone interne montuose nella giornata di domani, la giornata di mercoledì, soprattutto nel corso del pomeriggio e nel tardo pomeriggio, e qualche temporale potrebbe sconfinare verso il settore orientale della nostra regione. Questi fenomeni poi si attenueranno in serata e in nottata, ma
già da giovedì aumenterà la nuvolosità perché, come detto prima, come anticipato prima, poco fa, l'alta pressione si attenuerà, quindi queste correnti atlantiche inizieranno ad attraversare le regioni centro-settentrionali, quindi sono previsti degli annuvolamenti anche sulla nostra regione, con probabile ulteriore peggioramento del tempo, soprattutto nel corso del fine settimana, perché giungeranno masse d'aria più fredda a questo punto, quindi a questa volta, quindi l'instabilità diverrà marcata anche sulla nostra regione, ma su gran parte del centro-nord della nostra penisola, quindi sono probabili temporali localmente anche di forte intensità, soprattutto nel fine settimana. Poi di questa situazione altrove ne riparleremo diffusamente nel corso dei prossimi aggiornamenti. Ovviamente sì, grazie Giovanni. Prima di salutarti, come di consueto, facciamo rivedere rapidamente tutti i contatti di Abruzzo Meteo, il sito internet messo in onda, eccolo qui, dalla regia di Maurizio Daguì. E poi c'è la pagina Facebook di Abruzzo Meteo, la vediamo in questo istante, e infine la pagina Facebook di Giovanni De Palma. Ovviamente su Facebook potete interagire con Giovanni, che sarà lieto di rispondere alle vostre curiosità. Grazie ancora Giovanni per essere stato con noi, ti auguro una buona giornata e un buon lavoro. Grazie Alfredo, una buona giornata anche a te e a tutti gli spettatori di TV6. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa, adesso passiamo allo sport nazionale. Ieri giornata cruciale con la chiusura del calciomercato alle ore 23, dunque sprint finale con tre botti, questa è la Gazzetta dello Sport, prima pagina, Inter-Juve colpo su colpo, nerazzurri scatenati, presi Felipe Melo, gli Aic e l'esterno Telles, ma niente Eder, Hernanes passa ai bianconeri per 11 milioni di euro, sfuma Witzel per il Milan, in totale sono stati spesi oltre 600 milioni di euro, un mercato abbastanza ricco come forse non se ne vedevano da anni. E poi ancora Napoli, giallo Soriano, il contratto arriva tardi dopo l'intesa con la Samp, l'affare salta per un intoppo con i documenti. Fiorentina, via Joachim, ecco Kuba, Blazikowski. E ancora le altre, Matri e Lazio, Borriello al Carpi. Estero invece, pazzia United, Martial, baby da 80 milioni. Andiamo ancora avanti con i nostri quotidiani sportivi nazionali. Questa è la prima pagina del Corriere dello Sport. Hernanes alla Juve, il titolone di apertura. Affare con l'Inter dopo anni di gelo, per 11 milioni Allegri il trequartista che ha chiesto alla società Ibra e Vieira nel 2006. Sono state le ultime operazioni tra i due club, preso anche Lemina, giovane mediano del Marsiglia. Gli altri trasferimenti più importanti dell'ultima giornata: Matri va alla Lazio, Borriello al Carpi, Zaccardo ancora al Carpi, Blazikowski alla Fiorentina, Andreolli al Siviglia, Isla al Marsiglia, Zemaili al Genoa e Rosina al Bari. E poi ecco tutti i segreti di Dzeko alla Roma. 9 mesi fa era nata la trattativa col City per portare il bomber, che ieri ha ricevuto gli applausi di Mancini. E poi ancora per il mercato, botti Inter sotto la testata, gli Aic, Telles e Felipe Melo arrivano alla corte di Mancini. E poi Napoli beffa, troppo tardi, salta Soriano, il contratto non viene depositato in tempo. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Tutto Sport, titolo di apertura, Juve con le minacce, Hernanes, l'ultima capriola, 11 milioni per acquistare il profeta, il francese già abile e arruolato. Di spalla, ciliegina Cairo, Toro preso pure Pricic. E ancora lo scambio sfumato Soriano-Napoli e Zunica-Samp, no, troppo tardi. E per quanto riguarda invece la nazionale, l'avviso del CT Conte, caro Zazza, niente nazionale per chi non gioca. Nel taglio basso, il basket verso gli europei, l'Italia targata NBA, la novità è Della Valle, poi Valentino Rossi lanciato nel mondiale, Vale pensa già a Misano per sverniciare Lorenzo.
E dunque adesso ci fermiamo per la consueta pausa pubblicitaria, poi torniamo con la seconda parte di Mattino 6, tutta dedicata alle notizie dalla nostra regione. Vi aspetto. Eccoci di nuovo insieme con la seconda parte di Mattino 6. Torniamo ai nostri giornali e ripartiamo dalla pagina Abruzzo del Messaggero. Centrosinistra in crisi, il PD prova a disinnescare la mina piazzata da Sel. Rapino convoca i segretari provinciali sulla difficile situazione nata dall'annuncio di rimpasto in giunta con l'ingresso di Gerosolimo. La richiesta o verifica o voto scuote il maggior partito della coalizione di governo. Cultura, altro scoglio, D'Alfonso trova l'accordo con i dissidenti ma Pietrucci li gela. Isa, altro che Baskers. Solo 1 milione disponibile, Paolucci, abbiamo un deficit da coprire, il consigliere Aquilano alza la voce. E poi sanità, oftalmologia, un centro innovativo, proprio su questo argomento, su questo nuovo centro innovativo che è stato presentato all'Expo nell'ambito di un convegno per presentare il polo di innovazione farmaceutico Capitank, andiamo a vedere il servizio. L'Abruzzo ha scelto Expo Milano per presentare attraverso il polo di innovazione farmaceutica Capitank il progetto di sviluppo di una vera e propria Silicon Valley delle scienze della vita che punta su 3 ambiti di azione: biotecnologie, automazione industriale e sostenibilità ambientale. Capitank ha stabilito il suo quartier generale all'Aquila e per questo potrebbe essere un volano importante per il rilancio dell'economia del capoluogo di regione ferito dal sisma del 2009. Sicuramente questa iniziativa serve per far conoscere e per dimostrare come la regione si sia impegnata in questo aspetto, diciamo, sia scientifico che industriale, per far sì che la regione diventi poi il polo attrattivo, in questo caso, dell'industria farmaceutica. Ritengo che questo sia il modo nuovo di fare ricerca, sia quello di creare un ecosistema favorevole ad attirare investimenti, un sistema di interazione fra università e imprese che generi sinergia. Questo è un modello che non abbiamo inventato noi, è un modello sicuramente unico in Italia, che nel mondo sta diventando, come posso dire, una pratica normale. A conclusione dell'evento convegno per la presentazione del polo Capitank è stato siglato l'accordo di programma per la realizzazione del centro di ricerca e innovazione oftalmologico Abruzzo Regione della Vista. Un accordo che ha per obiettivo l'attivazione di un'azione coordinata per la ricerca preclinica e clinica e la sperimentazione degli ambiti tecnologici relativi alle patologie dell'occhio. Questo non è un progetto localistico, ma è un progetto che parte in Abruzzo per avere un respiro nazionale ed internazionale, per avere la possibilità di far sì che l'Abruzzo rappresenti un punto di partenza per la ricerca e per la clinica internazionale. E non è solo innovazione gli scopi di questa Abruzzo della Vista, ma vi è anche una componente fondamentale che è la formazione. Servono figure professionali all'avanguardia nel campo dell'oftalmologia, in grado di dialogare anche con altre branche, quali la bioingegneria, la genetica, la biologia molecolare e anche l'educazione. E allora torniamo sui nostri giornali, passiamo alla pagina Abruzzo del Centro. I consumi in tempo di crisi, questa è la classifica delle città per convenienza sulla spesa media e il titolo è: il supermercato meno caro non lo trovi in Abruzzo. Pescara, L'Aquila e Chieti sono tra le città più costose secondo Altro Consumo. A parità di prodotti si spende 500 euro in più l'anno rispetto ad altre regioni. L'Esselunga di Caprotti è la catena di supermercati più conveniente in Italia secondo l'indagine che ha messo a confronto 58 città. I private label, uno dei modi per risparmiare e scegliere i prodotti con lo stesso marchio del supermercato, spesso sono prodotti di eccellente qualità. E sempre restando alle spese, così, che bisogna affrontare nel corso della giornata, gasolio agevolato da ricalcolare, col diretti Abruzzo alla regione, le assegnazioni non considerano le decurtazioni nazionali. Un argomento importante questo, perché poi si riflette sul costo dei beni di prima necessità. Andiamo adesso avanti.
con la lettura del giornale e andiamo a vedere insieme la pagina di Pescara. Mare sporco, i controlli tra Pescara e Francavilla, depuratore assolto, la procura caccia degli scarichi abusivi, l'ARTA, analisi nella norma, nell'impianto di Fosso Pretaro, ma resta ancora un mistero, l'inquinamento di metà agosto. Qui vediamo uno specchietto riassuntivo delle analisi del depuratore del mare a Fosso Pretaro. Poi c'è stata ieri anche una conferenza stampa di Mario Amicone dell'ARTA che si è difeso, resi noti in tempo i dati allarmanti, ha detto. Le analisi effettuate all'impianto di depurazione sono più estese rispetto a quelle del mare, per cui sono necessari tempi più lunghi per le comunicazioni dei dati. Il direttore dell'ARTA Mario Amicone giustifica così il ritardo registrato la scorsa settimana, quando l'ARTA ha reso note le analisi del depuratore effettuate il 6 luglio scorso. Argomento che resta dunque molto molto caldo, questo del mare inquinato. Turisti preoccupati, le telefonate ai tecnici ARTA, possiamo fare il bagno? C'è anche la preoccupazione dei cittadini. Argomento quello del mare inquinato che è arrivato anche sui quotidiani nazionali. Ieri il settimanale L'Espresso ha puntato i riflettori proprio sull'inquinamento del mare di Pescara. Questa è l'opinione del sindaco Alessandrini, anche perché giovedì ci sarà un consiglio comunale straordinario proprio sul caso inquinamento. Ancora il mare di Pescara tra i liquami a tenere banco sui giornali. Questa volta però la notizia finisce su un noto settimanale nazionale che per inciso arriva a rovinare l'immagine di una città attualmente impegnata ad ospitare una manifestazione di caratura internazionale, i Giochi del Mediterraneo, manifestazione trasmessa in diretta nazionale solo 3 giorni fa. Quello che è accaduto è che non c'è stato nessun attentato alla salute pubblica, il mare di Pescara è assolutamente in linea con i dati dello scorso anno, non vi sono fenomeni di dermatiti particolari, questo non lo dice il sindaco ma lo dice la ASL, che normalmente è il posto che si occupa di queste cose. La polemica sull'ordinanza di divieto di balneazione firmata e mai resa effettiva dal sindaco, così come recita l'articolo già citato, non si ferma e per giovedì è prevista una seduta di consiglio comunale ricca di scintille e discussioni. Ma il primo cittadino, come più volte annunciato, si dice sereno di fronte ad un caso strumentalizzato dalle opposizioni per fini politici. Giovedì io immagino succederà un po' di carnevale che aiuta a rendere così meno traumatico il rientro in ufficio dopo le ferie. Credo anche che sia molto strumentale questo alimentare, agitare lo spettro della paura, volto a creare un consenso che però mi sembra basato su, diciamo, basi piuttosto fragili, perché sono quelle del vuoto politico. Giovedì succederà questo ed altro, però insomma francamente la questione ci lascia piuttosto tranquilli. Restiamo a Pescara, senegalesi, un'area per lavorare, non vendiamo più merce taroccata, banchi per metà vuoti al bazar etnico della stazione centrale, gli ambulanti sono impegnati sulle spiagge, si attende il trasferimento in via De Gasperi, adesso tocca al comune fare la sua parte. C'è stato anche un corteo di Forza Nuova per spingere allo sgombero del mercatino. La questione etnica si è un po' riaperta con questo argomento a Pescara. Poi sporcizia e incuria al cimitero dei Colli, uno strato di sporco accumulato davanti ai loculi, un cittadino mai vista una cosa del genere. Andiamo avanti. Il giallo di Međugorje, i Monfortani, padre Luciano vittima di una disgrazia. L'ipotesi, il missionario può essere caduto sulla collina delle apparizioni. Il sacerdote di Civitella potrebbe aver deciso di andare a piedi alla montagna della Via Crucis, che sembra vicina, in realtà è distante e il percorso è pieno di insidie. Padre Angelo Livio Epis, Cicciarelli sapeva delle difficoltà per la donazione del terreno sul quale non sono possibili speculazioni, non può essere stato rapito e dunque continuano le indagini. Altra sparizione, ma questa volta con un lieto fine, era in città l'idraulico scomparso, il 30enne di San Salvo, rintracciato dalla polizia nella zona del Molino a Porta Nuova.
Cambiamo argomento. Sfrattato e con tre figli, datemi un lavoro, mi do fuoco in casa. Via Maestri del Lavoro, l'appello di un disoccupato disperato, la moglie, qualcuno lo aiuti a riprendersi la sua dignità. Ovviamente è un problema grave quello del lavoro che manca, vedete la fotografia con il cartello, il diritto al lavoro dov'è? Si chiede questa coppia di coniugi. Sospiri, Pescara indietro di 10 anni contro gli abusivi. Sullo sfratto degli abusivi dalle case popolari, la giunta Alessandrini ha ripiombato Pescara all'anno zero. In 14 mesi di governo della città, sindaco e assessore delegato non sono stati capaci di sgomberare un solo soggetto occupante senza titolo. E in via Caduti per Servizi, rione di Fontanelle, sul quale la giunta Mascia aveva concentrato energie e risorse, sono tornati i tempi bui del degrado e dell'abbandono sociale. Così il capogruppo di Forza Italia, Lorenzo Sospiri. Andiamo ancora avanti. La cena di beneficenza di Bartolomeo, così curiamo i bambini con l'aiuto di TUN. Il direttore di ematologia annuncia l'evento di domani e i corsi di ceramica per i piccoli ricoverati in ospedale. Quella copia del guerriero nella vetrina dell'Expo, grandi apprezzamenti per la scultura in legno realizzata da un 75enne di Bussi, è in esposizione a Casa Abruzzo ed è stata chiesta per altre mostre. Andiamo ancora avanti. Speriamo la pagina, eccola qui, pagina di Francavilla, area metropolitana, Manoppello e Bassa Val Pescara, mare inquinato, Luciani eviti di fare lo scaricabarile. Francavilla, Di Renzo ribatte alle contestazioni del sindaco sulla gestione fallimentare dei depuratori da parte dell'ACA. I 5 Stelle intanto dicono impianti inefficienti in molti comuni. Il tema della balneabilità delle acque e delle condizioni dei depuratori è stato affrontato dal Movimento 5 Stelle nel recente incontro pubblico che ha visto la partecipazione del consigliere regionale Pettinari, del senatore Castaldi e del tecnico dell'ARTA Carlo Spatola Maio. San Gio nuoto contro la giunta Marinucci. Passiamo a San Giovanni Teatino. La società che gestisce gli spazi d'acqua della piscina dice stop agli attacchi politici. Scendendo nel taglio basso, Manoppello, stop ai rimborsi sulle cauzioni dell'acqua. La pagina adesso di Montesilvano, opere incompiute, ultimo lotto da 127.000 euro, nuovo distretto ASL, ripartono i lavori per il completamento. La regione sblocca l'iter del progetto e il comune può programmarne l'ultima azione entro 40 giorni. In via Lazio, dopo il rogo dei rifiuti, ultimatum scaduto, stamane interviene la Tradeco. Nel taglio basso, ludopatia SOS di contribuenti.it, Fioriti si appella alle istituzioni, troppe famiglie rovinate dal gioco d'azzardo. Ancora, cambiamo argomento, la cronaca, donna in bici travolta dall'auto è grave, Villa Raspa di Spoltore, 68enne ferita in un incidente stradale sulla statale 602, è stata ricoverata in neurochirurgia a Pescara. E sempre a Spoltore, per quanto riguarda le scuole, scuola materna avvia i lavori di ristrutturazione. Sempre su questa pagina, Montesilvano, l'isola dei bimbi in 2500 per l'ultima serata e poi moda e performance al Teatro del Mare, successo di pubblico per il Fashion Lab che diventerà un appuntamento fisso dell'estate montesilvanese. Andiamo avanti adesso con il giornale e restando sempre al centro andiamo a vedere la pagina di Penne Popoli e dell'Alta Val Pescara. Indulgenza plenaria ai fedeli presenti alla perdonanza. Rocca Morice durerà fino al 4 ottobre la bolla del perdono, già cominciato il pellegrinaggio all'eremo di Santo Spirito. A Penne, casa di riposo, sono 14 lavoratori senza paga da giugno. Ancora a Penne si accende lo scontro sui rifugiati, botta e risposta tra il sindaco e Sospiri, sono su 40 profughi accolti a Lapis.
A Villa Celiera, arrestati per furto aggravato due ladri di termosifoni. Scendiamo in basso nella pagina. L'intervento della forestale a Bussi, Capriolo rischia di annegare nel fiume Tirino, è stato salvato dagli uomini della forestale. E poi Caramanico, musica e film chiudono gli spettacoli estivi. Torniamo adesso sul Messaggero e andiamo a vedere anche qualche altra notizia. Recuperiamo la pagina di Chieti e dunque andiamo a parlare adesso di sanità. Arriva la rete nascita, ecco il nuovo percorso, investimenti per 8 milioni di euro fra tre ospedali e nuove ambulanze. Il professor Chiarelli, così 4.000 bimbi avranno il meglio, il DG Flacco stesso numero di posti letto. Andiamo a vedere insieme l'intervista all'assessore alla sanità Silvio Paolucci. Una propria rete che è più sicuro e che quindi è in grado di offrire, soprattutto nei casi di complicazioni, una erogazione del servizio all'altezza della situazione di quella complicazione. Abbiamo investito 8 milioni di euro su Chieti, Lanciano e Vasto, abbiamo adeguato gli standard, parlo degli standard infrastrutturali, abbiamo elevato con i numeri il know-how e l'expertise degli operatori e abbiamo inoltre investito sulla rete di emergenza urgenza, esattamente quanto va fatto per mettere in sicurezza un percorso nascita che meritava in Abruzzo di recuperare il ritardo accumulato in questi anni. Abbiamo reso possibile che il numero di sale parto, il numero di sale operatorie dedicate all'atto della nascita, quindi al percorso nascita, sia quello che è previsto per legge, sia quello diciamo previsto dalla legge. E in questi anni in Abruzzo non è stato così, è stato uno degli elementi di pericolosità. Accompagnato a questo una rete di emergenza urgenza con degli investimenti tutti a favore della vita delle partorienti e dei bambini nascituri. E noi dobbiamo utilizzare le nostre strutture sanitarie non cercando di fare doppioni, ma cercando di dire qua si fa questo e in quest'altra struttura c'è quest'altra scelta. A nostro avviso quella di investire sulla ginecologia oncologica rappresenterà una, anche in questo caso, qualità in più, una qualificazione di quel presidio e quindi investiremo in quella direzione, sull'oncologia e soprattutto sulla senologia oncologica e sulla ginecologia oncologica. E intanto dalla mezzanotte stop ai ricoveri al punto nascita di Ortona, attività fino a ottobre solo per le visite già prenotate, una sconfitta, un boccone amaro da mandar giù, si legge nell'articolo di Daniela Cesari. La città non si è ancora rassegnata all'idea di aver perso il punto nascita. Via Piaggio, i buchi nelle strade diventano fioriere, cambiamo argomento, la protesta dell'ex candidato Lele Fantasia, pessime condizioni dell'asfalto in tutta la città, l'iniziativa fa il giro dei social per quanto riguarda Chieti Scalo. Poi Thales, lunedì parte la cassa per 60 dipendenti, questi i temi del lavoro, cassa integrazione per 66 dipendenti della Thales, 54 dell'area RCP e 12 dei servizi centrali. Si tratta di un terzo del totale dei lavoratori. La pagina di Lanciano Vastortona, parcheggio delle ripe, via i lavori. L'opera favorirà l'avvio della ZTL nei quartieri storici di Civitanova e Sacca. A Lanciano la struttura avrà 90 posti gratuiti, note tolenti invece per l'altro ascensore di risalita che dovrebbe collegare Lanciano Vecchia a tempi stretti. L'assessore Di Naccio dice l'adeguamento è pronto ma serve un responsabile di esercizio. A San Salvo è ritrovato il giovane scomparso ma non torno a casa, così ha detto Gianluca Roberti, trentenne residente a Chieti, originario di San Salvo, che è stato trovato a Porta Nuova, a Pescara. A Vasto, turismo da record, stagione da incorniciare, trend positivo con punte del 20%, a giugno prolungato l'orario notturno dei bus. Ad Ortona un tir salta la carreggiata e la 14 viene invasa dai pomodori che trasportava il mezzo pesante, ferito lievemente l'autista, traffico in tilt, code fino a 20 km. E poi a Lanciano stalking e violenze, tante brutte storie arrivano appunto dall'area frentana. Andiamo adesso nell'Aquilano, andiamo alla pagina aquilana del Messaggero. Degrado a Campo Imperatore, rivolta, le photoshock dell'incuria in quota hanno scatenato le proteste. Una vergogna, nessuna stazione sciistica è ridotta così. Il sindaco Cialente respinge le accuse, il comune ha fatto il suo, ma se la regione non scioglie i nodi si rischia di chiudere tutto. Andiamo a vedere insieme proprio il servizio su questo argomento.
La stazione sciistica di Campo Imperatore è l'unica in Abruzzo ad essere inserita in area SIC, ossia sito di interesse comunitario. La Regione Abruzzo sta ponendo rimedio a questa situazione per svincolare lo sviluppo turistico del Gran Sasso, finanziato con 40 milioni di fondi pubblici. Io credo che ci siano state delle distrazioni pesanti. Voglio pensare proprio più a un fatto, diciamo così, di mancanza di guida politica che una volontà che sarebbe folle. La verità è un'altra, che la Regione negli anni ha abbandonato a se stesso la vicenda del parco. Chiamo la Regione e soprattutto il Consiglio regionale, che sta votando una legge, a porsi questo problema. Dopodiché io, come sindaco della città, quello che dovevo fare ho fatto. Ho trovato i soldi per dare un futuro a questo comprensorio, perché al di là del turismo, lo stesso motivo per cui credo aver preso 15 milioni di euro per la grande pista ciclabile, altri interventi che il Comune farà per cambiare la vita, l'offerta della vita di questa città. Dopodiché io so che attualmente con questi SIC o queste norme non si può andare avanti, però voglio dire, io sono un pezzetto della scala decisionale, amministrativa, io sto qui sopra, c'è la Regione e poi c'è lo Stato e qualcuno questa responsabilità si deve prendere. Nel caso in cui il progetto di sviluppo della stazione dovesse naufragare, il centro turistico del Gran Sasso sarebbe posto in liquidazione ed i beni messi all'asta. Chiaro che qui è la sopravvivenza del centro turistico, un debito milionario, se non arrivano i rinforzi, vale a dire il cuore e il polmone nuovo con il bando, che se si blocca tutto, è chiaro che il centro turistico è morto e i beni al centro turistico andranno in liquidazione e all'asta. Andiamo adesso sulla città quotidiano della provincia di Teramo per le notizie dal Teramano Montorio. La piccola Katia resta ricoverata, ultimi accertamenti in ospedale prima del ritorno a casa per la bimba dispersa a Cusciano e ritrovata dispersa venerdì e ritrovata dopo 16 ore. Protocollo operativo, la prefettura ha testato sul campo le nuove direttive emanate 2 anni fa. Ringraziamenti a tutti i soccorritori. Andiamo avanti, Teramo, scuola, oggi si parte con gli asili nido, proseguono serrati i lavori agli altri istituti elementari per la riapertura fissata il 14 settembre. I plessi, adeguamenti antisismici alla San Giorgio e nuova viabilità alla Noè Lucidi, altre 2 settimane di cantieri prima della campanella. Le grandi riforme, genio civile cambia tutto, rischio caos per le pratiche edilizie. Andiamo ancora avanti. Un rudire carico di storia nel bel mezzo del cantiere. Il Comune si prepara ad abbattere il frantoio sotto Ponte San Ferdinando a Teramo. Teramo Nostra chiede di vincolarlo. E ancora la storia, si finge calciatore per avere il permesso di soggiorno, giovane profugo scappa dal centro di accoglienza di Alba Adriatica per fare il provino con il Chieti Calcio. E per quanto riguarda la cronaca, ladri in azione in pieno giorno in un appartamento di Tortoreto Lido. Ultima notizia per quanto riguarda il Teramano, Tari, i balneatori pagano solo la quota fissa. A Giulianova scaduto ieri il termine per pagare la prima rata della tassa sui rifiuti, il pasticcio tra errori, dirigenti rimossi e accuse, la scadenza è stata accompagnata da una grande incertezza. E adesso passiamo allo sport, restando sempre alla città, introduciamo l'argomento sport prima di arrivare al calciomercato con una notizia che riguarda ancora Dirty Soccer, il processo per la partita Savona-Teramo. L'ultima speranza, il Teramo ricorre al CONI per riavere la B in extremis. Blocco dei campionati, l'avvocato Cerulli Irelli proporrà ricorso al collegio di garanzia del CONI contro la sentenza d'appello. Appunto, l'obiettivo è intanto bloccare la B e la Lega Pro che sono in partenza per poi giocarsi la riammissione nel campionato cadetto. Intanto la squadra ha perso il bomber Alfredo Donnarumma, che è andato alla Salernitana, esodo di giocatori dalla Rosa del Teramo, che avrà altri 20 giorni di tempo per il mercato. Adesso andiamo sul centro, andiamo a vedere la pagina dell'Abruzzo Sport e parliamo di calciomercato. Serie B, mercato finito, Cocco e Campagnaro, Pescara chiude con il botto, il Delfino prende il bomber dal Vicenza e l'ex difensore dall'Inter.
l'intervista al bomber Cocco. Sono qui per andare in Serie A, Cocco si presenta, sfida affascinante, Oddo mi piace, Salamon invece fa retromarcia. Allora andiamo ad ascoltare proprio Cocco in un estratto della trasmissione di ieri sera Replay condotta da Enrico Rocchi. Sono contentissimo di arrivare in una società prestigiosa con ambizioni importanti come Pescara. I tempi magari si sono un po' allungati, però alla fine si è qualcosa nel migliore dei modi, quindi sono felicissimo di aver firmato. Sicuramente è una squadra importante, anche conosco parecchi giocatori, penso che sia una squadra ben attrezzata per far bene in un campionato difficile come quello della Serie B. Quindi arrivo con grandi motivazioni e non vedo l'ora di iniziare. Una piazza come Pescara merita comunque sia di lottare per le prime posizioni, comunque sia per andare su. Poi dobbiamo essere noi bravi a tracciare questo cammino, che sarà sicuramente un cammino tosto, lungo e molto difficile. Chi conosce degli attuali giocatori del Pescara? No, vabbè, conosco Aristi perché ho giocato insieme a lui. Personalmente conosco benissimo lui, è un mio amico, quindi ho sentito anche lui prima di... Beh, la pressione, sicuramente l'hanno sicuramente giocatori importanti, quindi se io ce l'ho, a tre calci da tre mi reputo un giocatore importante, posso aiutare la squadra. Quindi questo ovviamente sta a me dimostrare sul campo che la scelta fatta dalla società è la scelta giusta. Beh, sicuramente Cesena e Cagliari e Bari sono fra le favorite. E poi speriamo che ci sia subito dopo il Pescara. Dunque queste le prime parole di Cocco da giocatore del Pescara. Torniamo al giornale. Sfumati Cacì e Zaccardo, che è andato al Carpi. I biancazzurri hanno concluso, come detto, con il bomber sardo un triennale, con l'argentino, il difensore argentino un anno. Ciosic è stato ceduto all'Empoli, preso dal Frosinone il portiere Pigliacelli, che è stato girato in prestito alla Provercelli. Nielsen rescinde il contratto e Pesoli passa al Catania. Esposito piace all'Entella. E sull'arrivo di Cocco, insomma, e sul mercato, andiamo adesso ad ascoltare il presidente biancazzurro Sebastiani. Cosa ha dovuto fare per convincere Cocco e Campagnaro? Ma nulla di particolare, Giorgio mi sta dando dei meriti che non ho. Noi abbiamo tenuto, l'unica cosa che abbiamo fatto bene è che abbiamo tenuto per noi queste due trattative che stiamo seguendo da circa una settimana, l'abbiamo fatto perché poi il Pescara è diventato quasi un riferimento, dove andiamo noi vengono tutti, e quindi era giusto tenerci un po' in disparte da questo punto di vista. Cocco era, insieme a Boaci, erano gli obiettivi principali di questa ricerca nostra di una punta che potesse affiancare già i nostri, che sono già molto validi, e l'abbiamo tenuto un pochettino in disparte, con un accordo con il procuratore con il quale abbiamo un ottimo rapporto, e quindi abbiamo aspettato l'ultimo giorno per poterla concretizzare. Di fatto si tratta di un attaccante con le caratteristiche che chiedeva Massimo, ed era quello che mancava al nostro attacco, perché di fatto abbiamo tanti giovani e meno giovani bravi, veloci, tecnicamente molto validi, ma un giocatore di struttura non l'avevamo, e penso che con Cocco abbiamo veramente messo la ciliegina. Per quanto riguarda Campagnaro, è un qualcosa che abbiamo maturato nell'ultima settimana, grazie agli ottimi rapporti che abbiamo anche con gli agenti del giocatore siamo riusciti a raggiungere questo accordo. Spero che nei prossimi giorni Campagnaro possa raggiungere Pescara, firmare il contratto con Pescara e darci una mano vera per raggiungere dei traguardi importanti, soprattutto darci una mano a far crescere ancora di più e meglio i nostri giovani che abbiamo nel reparto difensivo.
Adesso i rinforzi della Virtus Lanciano. Lanciano chiude con Ferrari, ma manca il portiere. Arrivano la punta dal Modena e il baby Iwat. Sfumano Cragno e Terracciano. La società ufficializza il difensore Bagadur, ma poi non deposita il contratto. Questo per quanto riguarda la Virtus Lanciano. Andiamo sul Messaggero adesso e andiamo a vedere la Lega Pro. Tante incognite, ma l'Aquila cresce, domenica parte il campionato, ma sul futuro pesa come un macigno l'inchiesta Dirty Soccer. I rossoblu chiudono il mercato ingaggiando il centrocampista croato Milicevic. Il vicepresidente Massimo Mancini dice: sta nascendo un ottimo gruppo, non come quello dello scorso anno. Insomma, parole anche abbastanza pesanti. Per quanto riguarda l'Eccellenza, domenica inizia la caccia alla Serie D, parte anche il campionato di Eccellenza. La storia del finto calciatore in realtà era un profugo che è andato a fare il provino con il Chieti, lo vediamo in questa storia che viene raccontata sul Messaggero. E poi il basket di A2, Trullo con Weaver sono più tranquilli, il coach del Roseto soddisfatto degli ultimi colpi di mercato. Torniamo rapidamente sul quotidiano Il Centro e andiamo a vedere anche i giochi sulla spiaggia che si stanno svolgendo a Pescara, i giochi del Mediterraneo sulla spiaggia. Oro e argento Italia nel nuoto in mare, splendida doppietta degli azzurri maschile e femminile, oggi esordio del beach volley con la pescarese Lestini. E dunque questa è una grande vetrina per la nostra regione. Noi invece ci fermiamo qui con la rassegna stampa, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento con le prossime edizioni del telegiornale alle 14 e alle 19, mentre Mattino 6 torna domani puntuale alle 7. Grazie ancora e buona giornata.